Cioè le macchine vanno, eh. Non so che dire. Ma poi io sono alto 1,20 m e mi copre tutta a me l'acqua. Guarda! No, è un fiume di là. Come faccio? Mi devo togliere le scarpe e anche incamminarmi a piedi se riesco a arrivare. Dove? Però se cado o mi faccio male, la responsabilità chiameremo Sala. No, allora cosa faccio? Aspetto qua? Sto ferma qui fino a stasera? Non so, uno ha una casa, deve andare. Dove abita esattamente? Cioè... Io abito zona Bovisasca. A piedi quanto ci si mette da qui? Con quest'acqua non lo so quanto ci posso mettere. Se coi mezzi da qua a casa ci impiego un'ora, perché anche coi mezzi si fa schifo. No, dicono prendete i mezzi, che è agevolazione, ma invece no. 30 minuti da una parte, 30 minuti devo aspettare dall'altra. Mi scade il biglietto, i controllori non si vedono. Grazie. Madonna, già per il giorno. Arrivederci. Ci può dire che fare la gente che non vuole? Guarda che è proprio impossibile camminare. Dove stavi andando? Ciao, io stavo andando nella zona di Dergano. Come pensi di riuscire ad arrivarci vista tutta quest'acqua per le strade? Beh, penso proprio di non riuscire ad arrivarci, dato che hanno bloccato la metro principale per arrivare a Dergano e come vedi non è possibile neanche andare per strada, quindi... Vi aspettavate tutti questi disagi per un nubifragio? No, perché diciamocelo, è durato anche veramente poco, quindi non voglio immaginare l'inverno. Thank you.
Sa, non bella. Io sono a bottiglietta, no, ma vabbè, sono settimane che in maggioranza volano gli stracci, il risultato è una manovra che non prevede nulla contro il caro vita, che taglia sulla sanità, che danneggia i pensionati, chi vuole andare in pensione e che inonda gli italiani di nuove tasse su casa, famiglia e donne, altro che natalità. Beh, per me è stato un incontro come sempre molto soddisfacente, noi diamo continuità al confronto con le rappresentanze degli studenti e questa è la parte più significativa perché ci racconta e ci insegna tante cose. Gli argomenti sono stati soprattutto il diritto allo studio, quindi il caro affitti, l'housing universitario e le borse di studio. Abbiamo spiegato quello che abbiamo fatto, ma soprattutto quello che faremo, abbiamo ricevuto una serie di consigli di cui terremo conto e continueremo a confrontarci. Questo è l'inizio, come ho detto praticamente da un anno a questa parte, è l'inizio di un confronto che non deve finire mai. Si sente di prendere degli impegni, diciamo, con gli universitari? Quali potrebbero essere le azioni principali nel prossimo futuro? Non ho preso solo impegno, ho fatto cose. Ho messo 1 miliardo sul diritto allo studio, il governo ha messo 1 miliardo sul diritto allo studio che già si sta utilizzando, 500 milioni sulle borse di studio e più di 400 milioni sull'housing. Stiamo continuando a lavorare sugli studentati, quindi più che prendere impegni, fatti concreti, azioni concrete, che mi sembra la cosa che gradiscono di più.